tutti e benvenuti nel mio canale. Se non vi siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per ricevere i prossimi lavori. Anche a seguirmi sui social, su Instagram e su Facebook, come creare viaggiando. Mi raccomando, seguitemi. Oggi con grande gioia vi presento Atena. Una giacchina con la manica a tre quarti di questo bel color sabbia con dentro un filo bronzato, anche delle paillettine bronzate che creano un effetto materico molto bello, molto rustico. L'ho chiamato Atena perché quando ho visto i gomitoli per realizzare questa giacchina mi è subito venuto in mente il modello e ma proprio in un attimo l'ho immaginato già finito. E il nome di Atena deriva dal nome di una delle dee più importanti della Grecia, figlia di Zeus, che era già nata adulta dalla testa del dio, cioè Zeus l'aveva già pensata così. Era la dea delle arti e dei mestieri. Quindi, è il nome più adatto a questo modello. Questo modello fa parte di un twin set. Nel mio canale trovate anche il video della magliettina abbinata sotto con la mezza manica, in quel caso lì. Si presta molto come twin set alle mezze stagioni, quindi se volete utilizzare la magliettina solo in estate, oppure con abbinata la sua giacchina. Io lo uso anche in piena estate perché entrando negli ambienti con l'aria condizionata molto forte, amo sempre coprire le spalle. Ma andiamo a vedere il modello. Vi ho detto già che ha la manica a tre quarti profilata di questo bel punto traforato. Questi quadretti, di solito questo punto qui si usa molto per creare scialle o sciarpe. Io ho preso spunto da Pinterest dove ho visto questo quadretto, me ne sono subito innamorata e l'ho applicato su questo lavoro. Lo stesso motivo contorna tutto il collo, anche sul dietro, vedete, contorna tutto. Tutto il collo e sul davanti l'ho profilato tutto anche sul davanti in questo modo. Poi nelle foto si vede meglio anche sul fondo, cioè ho proprio creato come una cornice che passa proprio dal sotto sul davanti e tutto intorno al collo per poi terminare sul bordo della manica. L'ho messo anche qui. È un lavoro molto bello da fare che soddisfa molto perché anche realizzato con altri filati, a mio avviso, è molto bello. Io non lo farei con un filato molto grosso, io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3 e se non amate questo filo ma volete farlo con un filato diverso, vi consiglio comunque di utilizzare un filato sottile perché resta sempre un capo un po' più fine, ma poi soprattutto perché è abbinato alla maglietta, quindi se poi li indossate insieme e avere due capi con un filato un po' grosso potrebbe risultare troppo ingombrante sulla persona. Ho realizzato a un certo punto, ho lavorato dritto il fianco per circa 20 o 22 centimetri, poi ho lavorato degli aumenti per creare una leggera svasatura sui fianchi. Io amo i lavori strutturati sul corpo, però se lo preferite invece largo, basta non effettuare gli aumenti. Bene, ora andiamo a vedere come realizzare questa giacca. Per questo progetto ho scelto di utilizzare questo bellissimo filato LED della Gyptex di Grassobbio Bergamo. È un filato, come potete vedere, con una texture un pochino rustico, vedete che bello, un po' opaco,
un po' lucido, ogni tanto ha delle piccolissime pagliettine color bronzato che danno proprio questo punto luce a questo filato. Secondo me è molto fine ed elegante, anche se è un pochino retro. Ha una composizione di 48% cotone e 52% poliester, che è proprio questo filo che possiamo vedere leggermente più scuro, lucido. È questo color sabbia con dentro un filo che non è proprio marrone, è proprio un color bronzato che si adatta bene proprio per realizzare capi estivi. In 50 grammi ci sono ben 200 metri, quindi un'ottima resa anche per avere un capo fresco, leggero, ma allo stesso tempo confortevole. Per questo progetto, oltre al filato, ci serviranno anche dei marcapunti, un metro per prendere le misure, un uncinetto e un ago per chiudere le codine e le forbicine. Prima di cominciare il nostro lavoro, andiamo a vedere come calcolare le maglie che ci servono. Io ho preso una giacchina che mi veste molto bene e ho misurato il collo. Perché il collo? Perché essendo un modello top down, vuol dire che partiremo dal lato, andremo verso il basso. Quindi ho misurato il collo. Anche voi potrete prendere una giacchina che vi veste molto molto bene e misurare il collo e da lì partire col vostro progetto. E così sicuramente avrete un progetto perfettamente su misura. Quindi la mia giacchina misura 66,5 cm circa, 66-66,5 cm. Tenendo conto di questa misura, ho realizzato col filato che ho scelto un campione di 10 cm per 10 cm. È sempre noioso fare il campione perché ci sembra di perdere tempo, vorremmo sempre partire subito col progetto, ma io consiglio sempre di farlo sia per la tensione del filo per scegliere anche l'uncinetto giusto, sia perché così si evita di disfare più volte il nostro lavoro per poi sciupare anche il filo oltre che a perdere tempo. Quindi in 10 cm di base ho lavorato 23 maglie e in 10 cm di altezza 11 giri. Queste 23 maglie le ho divise per i 10 cm con una risultanza di 2,3 maglie per centimetro. Queste 2,3 maglie per centimetro le ho moltiplicate per la misura del mio collo, 66,5, ed è il risultato 152,95 che ho arrotondato a 153 maglie. Ho diviso queste 153 maglie in quattro parti, davanti, dietro e le maniche. Se lo volete un po' meno scollato, un po' più a girocollo, il mio consiglio è di dividere in sei parti, tenendo conto di due parti sul davanti, due parti sul dietro, una parte per una manica e una parte per l'altra manica. Dividendolo invece in quattro parti, il risultato è di 38,25 che ho arrotondato a 39. Dopodiché ho fatto un gioco di maglie per suddividerle bene. Ho mantenuto queste 39 maglie sul dietro, tenendo conto del motivo traforato che ho scelto da mettere intorno al collo. Il motivo traforato è un multiplo di 12 maglie più 3, quindi sul dietro metterò 3 quadratini. 12, 24, 36 più 3 fa 39. E così anche sulla manica, per poter fare il davanti più grande perché per due motivi, uno perché ho molto seno, due perché un pochino di sormonto mi piace averlo, ho calcolato solo due quadratini sulla manica in modo da recuperare le maglie da mettere sul davanti. Quindi 12, 24 più 3 fa 27. Sul davanti, i due davanti, ho sempre messo due quadratini, 24 maglie, solo che invece che fare più 3 ho fatto più 6 in modo da avere un bel bordo chiuso per la bottonatura, anche se penso che la terrò aperta, però così ha una vestibilità migliore.
Se avete poco seno, potete mantenere questi 39 più magari qualcuno, 39 diviso 2 in questo caso, diventa già più complicato andare a gestire quadratini, però con un minimo di accortezza sicuramente riuscirete. Fate proprio tutto in base alla vostra misura. Quindi a me, mettendo due quadratini su un davanti e due quadratini sull'altro davanti, sono venuti fuori 24 più 6, 30 e 30 maglie. Quindi per ricapitolare, avremo in totale 157 maglie divise in questo modo: 30 per un davanti, una maglia raglan, 27 per la manica, una maglia raglan, 39 per il dietro, una maglia raglan, 27 per l'altra manica, una maglia raglan e altre 30 maglie per l'altro davanti. In questo modo, la vestibilità sarà giusta e andremo avanti a lavorare con gli aumenti fino ad arrivare poi allo scafo. Bene, non ci resta che andare a cominciare il nostro lavoro. Con l'uncinetto numero 3 ho avviato 157 catenelle. Ora il primo giro lo lavoreremo tutto a maglia bassa. Quindi entriamo in ogni punto e in ogni punto di base andremo a lavorare una maglia bassa. Dopo aver lavorato le mie 157 maglie basse, giro il lavoro e torno indietro. Questo giro sarà lavorato tutto a maglia alta. Andremo anche ad impostare i nostri punti raglan per fare gli aumenti dividendo le maglie per il davanti, le maniche e per il dietro. Per le maniche ho scelto di lasciare qualche maglia in più perché ho molto seno. Quindi, se voi invece ne avete meno o fate una taglia in meno, lasciatene un pochino meno. Il mio consiglio è sempre quello di misurare su un capo che avete già che vi va bene, così non sbagliate. Quindi avviamo le nostre 3 catenelle e lavoriamo per il davanti 30 maglie alte, compreso la prima che abbiamo girato. Ho lavorato le 30 maglie alte per il davanti. Ora, nella 31esima maglia andremo a lavorare per impostare il primo raglan, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto base. Vedete, viene questo, ve lo faccio vedere da vicino, viene questo archettino qui. Nei giri successivi andremo a lavorare in questo buchino, andremo a lavorare sempre una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. In questo modo si creeranno gli aumenti per il raglan. Ora, per la manica lavoriamo 27 maglie alte. Ho lavorato le 27 maglie alte per la manica. Anche qui nella 28esima andrò a lavorare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E così abbiamo già definito, come si può vedere, vedete che si crea già l'angolino del davanti con la manica. Ora proseguiamo in questo modo. Adesso andiamo a lavorare il dietro. Il dietro lavoreremo 39 maglie alte, nella 40esima lavoreremo sempre una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Poi lavoreremo 27 maglie alte per la manica. Nella 28esima andremo ad eseguire sempre la nostra maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e finiamo con 30 maglie alte per il davanti. Ho lavorato tutto il primo giro a maglia alta, impostando, dividendo le maglie, impostando il davanti, le maniche e il dietro. Per il davanti ho lavorato 30 maglie, nella 31esima ho eseguito il punto che mi servirà come aumento per il raglan, quindi nella stessa maglia di base ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta.
l'ho ripetuto per altre 3 volte. Nei giri successivi andremo sempre a lavorare in questo buchetto una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi per riepilogare possiamo dire che ho lavorato 30 maglie alte per il primo davanti, il punto raglan, 27 maglie per la manica, il punto raglan, 39 maglie per il dietro, il punto raglan, 27 maglie per l'altra manica, il punto raglan e 30 maglie per il davanti. Quando ho suddiviso le maglie, ho tenuto conto del punto traforato che andremo ad eseguire, un punto che mi è piaciuto molto. Questo punto è un multiplo di 15 maglie per 6 giri, ma siccome verrà ripetuto, diventeranno 12 maglie più 3 finali, perché queste 3 maglie serviranno da giunzione tra un quadrato e l'altro, quindi sarà 12, il multiplo di 12 più 3 finali. Per rendere più semplice la spiegazione del punto traforato, ho scelto di fare un campione solo del punto traforato, così che poi voi possiate adeguarlo al vostro progetto. Vi faccio vedere intanto lo schema. Lo schema, come ho già detto prima, è un multiplo di 12 maglie più 3, in questo caso facciamo solo il quadrato, quindi sono 15 maglie su 6 giri. Lavoreremo con catenelle, maglie alte doppie e punto basso. È molto molto semplice. Io ho già lavorato il primo giro di maglie alte, come vedete. Ho lavorato 15 maglie alte. Ora torno indietro, quindi 3 catenelle e torniamo indietro. Andiamo ad effettuare il secondo giro, che è questo, dove andremo a lavorare 3 maglie alte. Una sono già le catenelle e quindi andremo a lavorarne altre 2 di maglie alte in questo modo. Poi, seguendo sempre il nostro schema, vedete, abbiamo 3 catenelle che vanno in su. Perché vanno in su? Perché qui c'è la maglia alta doppia. Quindi adesso facciamo 3 catenelle e poi per la maglia alta doppia andiamo a caricare 2 volte il filo, saltiamo una maglia di base e nella maglia alta successiva di base andiamo a lavorare la nostra maglia alta. Quindi 1, chiudiamo 1, chiudiamo 2, chiudiamo 3, carichiamo ancora 2 volte il filo, saltiamo una maglia alta di base, in quella successiva lavoriamo la nostra seconda maglia alta doppia. E così via, ne facciamo ancora 2. Saltiamo punto di base e lavoriamo nel punto successivo la nostra terza maglia. Poi carichiamo, saltiamo un punto di base, in quella successiva facciamo ancora, lavoriamo una maglia alta doppia. Ora 3 catenelle, 3, saltiamo una maglia di base e lavoriamo le ultime 3 maglie alte. In questo caso non doppie, 3 maglie alte. In questo modo. Qui mi avanza la catenella d'inizio, fa niente. Poi 3 catenelle, giro il lavoro e torno indietro. Vedete che già abbiamo il nostro secondo giro, vedete? Adesso andiamo a lavorare il terzo giro. Il terzo giro è maglie alte, 3 catenelle, le maglie basse, sopra le maglie alte doppie, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle di inizio, in questo caso facciamo 2 maglie alte, poi andiamo a lavorare 3 catenelle e una maglia bassa in ogni maglia alta doppia sottostante, quindi 2, 3, 4, 3 catenelle e 3 maglie alte. In questo modo. Ora ripetiamo questo giro un'altra volta, vedete anche qua. Adesso dobbiamo tornare indietro, che è il nostro quarto giro. Lavoriamo, facciamo 3 catenelle, torniamo indietro.
Lavoriamo le maglie alte, 2 maglie alte, 3 catenelle, una maglia bassa in ogni maglia bassa di base. Quindi sono 4 maglie basse, 3 catenelle e 3 maglie alte. In questo modo, vedete, molto molto semplice. Vi consiglio di segnarvi i punti dello schema man mano che lo spiego. Poi 3 catenelle, giriamo il lavoro, facciamo il nostro quinto giro. Il quinto giro è di le catenelle le abbiamo già fatte, 2 maglie alte, una catenella, una maglia alta doppia, una catenella, una maglia alta doppia. Le maglie doppie vengono lavorate nelle maglie basse sottostanti e co concludiamo con 3 maglie alte. Quindi qui andiamo a lavorare 2 maglie alte, poi una catenella e adesso andiamo a lavorare le 4 maglie alte doppie nella maglia bassa di base. Quindi una catenella, carico 2 volte il filo, faccio la seconda maglia alta doppia, poi una catenella, la terza maglia alta doppia, una catenella, la quarta maglia alta doppia e una catenella e termino con 3 maglie alte. Vedete, è proprio molto molto semplice. Se poi pensate che questi punti si ripetono, diventa ancora più semplice in questo modo. Il sesto giro non sarà altro che tutto di maglie alte per chiudere il nostro quadrato. Quindi 3 catenelle, torniamo indietro e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto. Qui dove c'è la, adesso vi faccio vedere, qua dove c'è la catenella, entriamo semplicemente nel buco sottostante e lavoriamo una maglia alta, poi una maglia alta nella maglia alta doppia sottostante, nella catenella, così e così via fino alla fine delle nostre maglie. Qua il filo mi si è stropicciato, lo riprendiamo, ecco, in questo modo. E poi vi faccio vedere come è semplicissimo questo quadretto qui. È un punto traforato molto bello, anche molto semplice da tenere a mente. Va benissimo anche per le principianti perché è talmente semplice che non ha bisogno di grandi calcoli o che cosa. E concludiamo con l'ultima maglia alta. Bene, adesso vi faccio vedere che il nostro campione, il nostro quadratino, vedete, è finito. Vedete com'è bello, com'è semplice in base al no nostro schema, che vi consiglio di prendere bene nota, o magari se siete un attimino capaci a disegnare. Io, come vedete, non sono brava nel fare i disegni, però uno schemino così vi risulta anche molto semplice. Quindi ora possiamo continuare col nostro lavoro. Ho lavorato già il corpino. Guardate che bello che sta venendo, guardate che bello, viene bene. Ora vi faccio vedere come ho impostato il disegno traforato che abbiamo visto prima, come si lavora. In questo caso, siccome abbiamo già detto che il motivo è un multiplo di 12 più 3, vi faccio vedere che però nell'impostazione del davanti ho fatto qualche cambiamento. Innanzitutto ho scelto di proseguire con un motivo traforato lungo tutto il davanti. Quindi sono partita col cominciare con 6 maglie alte, ho impostato il disegno come l'avete visto prima,
Ho terminato con 4 magliate e sul davanti sono venuti due motivi. Sulla manica ho impostato altri due motivi, cominciando con 4 maglie alte sempre. Vedete, oltre alla maglia non dovete contare la maglia alta che viene fatta per il raglan, perché questo non rientra mai nei conteggi. Quindi 4 maglie alte, ho impostato il mio disegno e ho terminato con 4 maglie alte. Sul dietro ho fatto 3 motivi, sull'altra manica ancora 2 e ho terminato sull'altro davanti con altri 2 motivi, terminando il giro con 6 maglie alte e anche su questo lato sono andata avanti a lavorare il motivo traforato. Sono arrivata al punto di dover dividere il corpo dalle maniche, quindi ho lavorato per circa, possiamo misurare, 23 centimetri per arrivare al mio scafo perché è abbastanza accollato. Se voi avete stabilito, avete scelto di farlo un po' più scollato, lavorate un po' meno giri. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 motivi. Quindi ho lavorato circa, adesso li contiamo insieme, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 giri, perché il disegno è un multiplo di 6 giri, si sviluppa su 6 giri, però il giro di maglie alte viene lavorato una volta sola perché fa da congiunzione e non due volte come giro di base e come giro finale. Io ho fatto questa scelta, quindi non saranno, sono 5 motivi, ma non sarà più un multiplo di 6 giri, ma meno, quindi sono 24 giri. Al 25esimo giro ho diviso il corpo dalle maniche. Io l'ho provato, provatelo anche voi, o su una maglietta che vi va bene, o anche su voi stesse, perché a questo punto si può anche provare, magari con l'aiuto di qualcuno che ve lo sistema bene, ma si può provare perché è importante provarlo, perché così se dovete sistemarlo andate a disfare sotto solo qualche giro e non tutto il lavoro intero. Anche quando partite dall'alto, provatelo man mano per vedere se anche gli aumenti vanno bene. Quindi io ho già lavorato parte, vedete che una manica l'ho già separata, adesso vi faccio vedere come separare l'altra. La stessa cosa andrà lavorata come su questo lato, su quest'altro. Quindi sul retro andiamo a concludere il nostro retro con le nostre maglie alte. Una volta che siamo arrivati, andremo ad escludere la manica e andremo ad unirci con il davanti. In questo modo. Ecco, adesso siamo arrivati nell'ultimo punto, ve lo faccio vedere bene. Il buchino io lo includo nella manica, quindi andiamo a lavorare 6 catenelle, 4, 5, 6. Andiamo ad escludere questa che è la manica in questo modo, vedete questa manica qui viene esclusa, questa parte qui, e partendo sempre dal primo punto dopo il buchino del raglan, andiamo a terminare il nostro giro con le maglie alte. Rimarrà sempre impostato fino alla fine del nostro lavoro il punto traforato che corre lungo i bordi del davanti. Quindi, ora che abbiamo diviso il corpo dalle maniche, non facciamo altro che lavorare a maglia alta tenendo presente del nostro punto traforato che rimane impostato. E nel primo giro, quando torneremo indietro, qui dove abbiamo lavorato 6 catenelle, lavoreremo 8 maglie alte per riempirlo bene. Io ho messo 6 catenelle perché, come ormai sapete, ho molto seno. Se avete meno seno, mettetene 2 o 4,
il mio consiglio è almeno due mettetele, perché se non mettete nulla, sotto il braccio resta difettoso. Il motivo tira soprattutto sotto l'ascella, verso la manica più che verso il busto, ed è veramente, oltre che antiestetico, è anche scomodo indosso, si avverte proprio il difetto. Quindi io suggerisco almeno due catenelle di metterle per non farlo proprio dritto dritto. Proseguiamo in questo modo all'incirca per 24-25 centimetri. Anche qui la misura è molto indicativa. Prendete la misura per il busto dalla spalla fino al punto vita, perché poi io sui fianchi andrò ad eseguire degli aumenti. Se invece lo preferite dritto, allora niente, proseguite fino alla misura desiderata. Ho lavorato circa 22 centimetri per arrivare fino al punto vita. Se lo preferite più lungo, lavorate un paio di giri in più. Ho lavorato 22 giri. Ora cominciamo ad effettuare gli aumenti sui fianchi per allargare i fianchi. Quindi io ho messo un marcapunto per segnare la metà proprio del fianco, e quindi un giro sì e un giro no, andremo ad effettuare due aumenti per ogni fianco per 3-4 volte in base a come lo desiderate. Quindi questo è il segno, vedete? Un punto lo tengo fermo, nel punto prima lavoro nella stessa maglia di base, lavoro due maglie alte in questo modo, poi lavoro una maglia alta, scusate, passo il mio marcapunto, lavoro un'altra maglia alta e due maglie alte nella stessa maglia di base. Proseguo fino all'altro fianco, dove all'arrivo del marcapunto effettuerò gli stessi identici aumenti. Questi aumenti li faremo un giro sì, un giro no per 3 o 4 volte. Dopodiché avremo lavorato 6 o 8 giri in base a come lo preferiamo. Dopo questi 8 giri lavoreremo tutto un giro di maglia alta che dovrà corrispondere alla fine del disegno. Quindi se non corrisponde, lavorate quanti giri sono sufficienti per arrivare al giro di maglia alta, dove andrete a contare i punti e a sistemare con eventuali aumenti la quantità di punti che è necessaria per rifinire la parte bassa, sempre con lo stesso motivo traforato. Tra un quadretto e l'altro, dall'inizio alla fine, adesso vi faccio vedere così lo sapete già, praticamente dall'inizio alla fine, qui, in questo modo, vedete, qui c'è il quadretto di un davanti, poi abbiamo tutto il nostro corpo col quadretto finale. Bene, il multiplo di 12 deve essere, adesso lo avvicino bene così si capisce meglio, il multiplo di 12 dovrà essere tra un quadretto e l'altro dell'inizio e la fine dei due davanti. Tutti i punti in mezzo dovranno essere multiplo di 12, in modo da farci stare tutti i quadretti giusti. Quindi nel giro che faremo di sole maglie alte andremo a sistemare qualche aumento. Il mio suggerimento è di aumentare, non diminuire, in modo da dare un po' più di ampiezza sui fianchi. Ora proseguiamo con i nostri aumenti sui fianchi. Ho lavorato
il corpo della giacchina. Ho lavorato per circa 21-22 centimetri sul fianco, esattamente dalla metà sotto l'ascella. Ho messo un marcapunto. Quando sono arrivata a circa, vedete che c'è il segno, sono arrivata a circa 21 centimetri. Ho lavorato degli aumenti, un giro sì, un giro no, per 4 volte, proprio tenendo conto del segno centrale che corrisponde a sotto ascella. In questo modo ho mantenuto sempre, come anche per la manica, 2 maglie centrali, e ho lavorato gli aumenti sui lati, uno da una parte, uno dall'altra, un giro sì, un giro no, per 4 volte, fino ad arrivare a una misura di circa 27 centimetri prima del punto traforato. Nel primo giro del punto traforato, ve lo faccio vedere in questo modo così si capisce meglio. In questo giro qua, che è quello, il primo giro di base del punto traforato, ho contato le maglie, perché da un motivo traforato all'altro, da un davanti all'altro, io devo avere in questo giro un multiplo di maglie di 12, non più 3, in quanto essendoci un quadratino alla fine, queste 3 maglie servono da giunzione, quindi basta avere un multiplo di maglie di 12. Se vi mancano o se pensate di averne troppe, io preferisco sempre aggiungerle. Il mio suggerimento è di aggiungerle per avere un effetto un pochino più largo sul fianco. Sapete che a me piacciono i lavori strutturati, e infatti possiamo notare come il fianco si vada dolcemente allargandosi. Mettendo qualche punto in più, questa curva qui continua nella giusta dimensione. Quindi adesso andiamo a lavorare tutto un motivo traforato come bordo finale della nostra giacchina, e poi andremo a rifinire con 2 giri di maglia bassa tutto intorno. Vi faccio vedere. Il primo giro maglia bassa, il secondo giro maglia bassa con i pipiolini. In quel caso lì, sempre sul dritto del lavoro e no, non avanti e indietro come abbiamo fatto per tutto il resto. Ora andiamo a lavorare le maniche. Io una manica l'ho già lavorata, vedete che bella che viene. L'ho lavorata facendo le diminuzioni sotto l'ascella per dare la giusta forma alla nostra manica. Ma se la preferite larga, tutta dritta, potete non fare diminuzioni. In questo caso io ho scelto di farle, per poi rifinirla con un quadratino di punto traforato. È una misura di manica a 3/4, non lunga, però se volete farla più lunga fino al polso intendo, potete semplicemente le diminuzioni, invece che farle così frequenti, le potete distribuire un po' più verso il basso. Bene, quindi adesso prendiamo l'altro giro manica, vedete questo qui, prendiamo il nostro filo e andiamo sotto l'ascella, andiamo a cominciare esattamente alla metà degli 8 punti che io ho messo su. Se ne avete messi su di più o di meno, sempre alla metà. Qui andremo a lavorare con il doppio filo in modo da fermare meglio la codina. Quindi 1, 2, 3. E poi ogni maglia, io non entro qui nelle maglie perché viene proprio brutto, entro tra una maglia e l'altra perché mi piace di più. Andiamo a lavorare le nostre maglie, così tutto un giro di maglie alte. Quando arriviamo qua dove il lavoro gira, adesso vi faccio vedere, vedete qua che il lavoro gira e va verso la manica. Qui, per non creare il buco, lavoreremo in questo modo. Entriamo, facciamo la nostra maglia alta, ma non la chiudiamo completamente, chiudiamo solo il primo passaggio. Aspettate, che così mi scivola via. Adesso lo prendiamo bene, ecco così. E
e non la chiudiamo in questo modo, mi avvicino così vedete bene, questa è una. Poi qui facciamo un altro punto e non lo chiudiamo, e poi dobbiamo fare in modo che giri bene il lavoro, e poi entriamo non nel buco dove si faceva il ragan, ma nel punto successivo, così vedete abbiamo su 4 punti, e poi carico e li chiudo tutti insieme. Vedete come adesso facciamo un paio di punti, così vi faccio vedere come viene bene in questo modo il nostro giro. 1 e 2. Ecco, vedete come gira bene senza creare grossi buchi. E andiamo avanti a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta di base fino all'altro scalfo. Ho lavorato 3 giri a maglia alta, lavorando sempre avanti e indietro, mi raccomando, perché se no si vedrà la differenza tra il corpino in alto e le maniche. Quindi adesso andiamo ad effettuare quelle che sono le diminuzioni. Io ho messo un marcapunto che mi segna proprio il centro dello scalfo, quindi le diminuzioni andranno effettuate ai lati. Dopo e quando finiamo il giro, prima di chiudere il giro stesso, quindi teniamo conto di 2 maglie centrali, una e una 2, in questo modo, e poi andiamo a lavorare quella che è la prima diminuzione. Facciamo una maglia alta e non la chiudiamo, un'altra maglia alta e non la chiudiamo. E poi le chiudiamo insieme. Ecco, in questo modo abbiamo già la prima diminuzione. Andremo a lavorare tutto il nostro giro ed effettueremo anche l'altra diminuzione alla fine di questo giro. Terminato il mio giro, andiamo ad eseguire la diminuzione prima di cominciare un altro giro. Quindi siamo arrivati a questo punto. Qui avevo tenuto 2 maglie che saranno sempre le 2 maglie centrali che arriveranno fino al bordino finale. Prima di queste 2 maglie andiamo a lavorare le ultime 2 maglie insieme. Quindi lavoro una maglia alta e non la chiudo, lavoro un'altra maglia alta e non la chiudo, e poi lavoro tutto insieme, chiudo insieme e vado a chiudere il mio giro in questo modo. Ecco, così ho eseguito, ve le faccio vedere bene, ho eseguito il primo giro con le diminuzioni. Ora, queste diminuzioni le andremo ad effettuare un giro sì, un giro no. Quindi adesso il prossimo giro sarà tutto di maglie alte semplici, normali. Al giro successivo andremo ancora a lavorare queste diminuzioni, tenendo presente sempre che le 2 maglie centrali devono correre fino al bordino finale, e quindi lavoreremo una diminuzione prima e una diminuzione dopo queste 2 maglie centrali. Sposteremo il marcapunto in modo da mantenere sempre bene il nostro centro. Andremo avanti in questo modo fino ad avere circa 25 giri. Io ho lavorato 25 giri nell'altra manica partendo dal primo giro qua. Però voi misuratelo, 25 giri sono circa 24 centimetri e con la misura del mio braccio arriva fino appena sotto il gomito, e poi andremo a lavorare il motivo traforato come vi ho fatto vedere. Però voi misuratela la manica quando arrivate a un certo punto, perché il bordino traforato della manica, andiamo a vedere dove ce l'ho, qua vedete il motivo traforato sarà un po' proprio da bordo, quindi voi misuratela quando arrivate ai 25 giri e vedete un po' come va. Se la volete più lunga, proseguite. Se pensate invece che fare manica a 3/4, fare manica lunga, le diminuzioni invece che farle un giro sì e un giro no, le farete un giro sì, due no, un giro sì, due no, in modo da prolungare questa diminuzione. Se fate un giro sì, un giro no fino alla fine, il rischio è di avere un polso troppo stretto.
Ho lavorato 25 giri, partendo dall'ascella. Ho lavorato i primi 3 giri normalmente a maglia alta. Dal quarto giro ho effettuato delle diminuzioni, un punto per lato, un giro sì, un giro no. I miei 25 giri misurano circa 24 centimetri. È una misura appena sotto il gomito. Se preferite fare la manica lunga, questa è una manica 3 quarti. Se preferite fare una manica lunga, le diminuzioni, invece che fare un giro sì, un giro no, andrete ad effettuarle un giro sì e due no, in modo da distribuirle in una lunghezza maggiore. Nel 26° giro sono andata a regolare i punti che mi servono per il punto traforato. Il punto traforato vi faccio vedere qui nel polso. È un multiplo di 12. In questo caso non più 3, perché essendo a cerchio chiuso le 3 maglie fanno da giunzione. Quindi nel 26° giro, che è il primo giro del mio punto traforato, io devo avere le maglie con un numero che sia multiplo di 12. A me mancavano solo 2 punti, li ho aggiunti. Scegliete voi se aggiungere o togliere in base a come lo preferite, se più stretto o più largo, perché anche un po' più largo non sta male, però scegliete voi. L'importante è che quando cominciate a lavorare il primo giro del punto traforato, voi abbiate un multiplo di 12 maglie, se no non vi trovate più con i conteggi. Ora io ho sistemato nel mio 26° giro le mie 2 maglie mancanti. Come vedete, ho cominciato a lavorare il punto traforato. Ci vediamo alla fine del punto traforato, così vi faccio vedere il punto di finitura del polsino. Ho lavorato il bordino del punto traforato, vedete come è venuto bene. Ora, per rifinirlo, ho lavorato un giro a maglia bassa, un altro giro a maglia bassa con i pipiolini, sempre sul dritto del lavoro. I 2 giri di maglia bassa non li ho lavorati avanti e indietro, perché così rimane molto meglio rifinito. Ho lavorato 5 maglie basse, ne ho saltata una di base che sarebbe la sesta e sono andata avanti in questo modo. 5, ne ho saltata una e alla fine anche nel secondo giro, qua dove ho fatto i pipiolini, ho fatto la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere così. Ho lavorato 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5. Ho lavorato il pipiolino con 3 catenelle, 1, 2, 3, entrando nella maglia bassa in questo modo. Ho chiuso con una maglia bassissima. Salto la maglia di base successiva e in quella successiva ancora lavorerò una maglia bassa, 2, 3, 3, 4 e 5. Lavorerò un altro pipiolino e chiudo il mio giro. Non fa niente se nella giuntura finale non combaciano bene i pipiolini, tanto rimane sotto al polso. In questo modo, ecco fatto, e la nostra manica è terminata. Ora andiamo a tagliare il filo, andiamo a fermarlo. Ho finito di lavorare l'ultimo motivo traforato, l'ultimo quadretto. Vedete che bello? Oltre al giro in maglie alte che è di finitura del quadrato, ho lavorato un altro giro di maglia alta per fare in modo che il bordo finale abbia più o meno le stesse dimensioni del bordo sul lato. Dopodiché, per rifinire tutto il lavoro, ho lavorato tutto intorno, vuol dire il dietro, i 2 davanti e il collo, sempre sul dritto del lavoro. Ho lavorato tutto un giro a maglia bassa, lavorando una maglia bassa in ogni maglia di base. Qui sul davanti ho lavorato 2 maglie basse in ogni archetto della maglia alta. Ogni 5 maglie basse di base ne ho saltata una in modo da tendere leggermente il lavoro per non farlo slabbare, cioè per renderlo proprio
ben rifinito. Il secondo giro di maglia bassa, sempre sul dritto del lavoro, non sono più tornata indietro perché mi piace di più così rifinito. Ho lavorato sempre un giro di maglia bassa, ma ogni 5 maglie ho fatto il pipiolino, vuol dire 3 catenelle chiuse nella maglia bassa, come vi faccio vedere nella finitura della manica. Anche qui, dopo aver lavorato il pipiolino, ho saltato una maglia di base e sono andato avanti contando 5 maglie basse. Alla quinta ho lavorato il pipiolino. Bene, ora non resta che chiudere le codine e il nostro progetto è pronto per essere indossato. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare il mio lavoro, e ad iscrivervi al mio canale e anche a seguirmi sui social, un gruppo su Facebook e una pagina Instagram, sempre come Creare Viaggiando. Ciao ciao, alla prossima, ciao!